comincia la seconda parte del concerto, ancora con un'aria di Puccini. Ho pensato nel fare il programma che qualche aria molto conosciuta sia stata una cosa di vostro gradimento, perché se si comincia a mettere delle arie del Tannhäuser in tedesco, del Lohengrin o del Boris Godunov in russo, credo che sarebbe stato peggio. E allora ho pensato che roba un pochino molto conosciuta in tutto il mondo, che la seconda parte inizia con un'aria dalla Bohème di Giacomo Puccini, che Katia Catassi soprano vi farà ascoltare, il valzer di Musetta. Composto solo dei pezzi per voce e accompagnamento con gli strumenti, ma ha scritto anche solo dei pezzi solo per pianoforte. E il maestro Tiziano Mangani, pianista lucchese, vi farà ascoltare di Giuseppe Bertolani Notturno. Thank you.
Sinfonia di Chopin o degli Strauss di Vienna, abbiamo ascoltato questo bel pezzo per pianoforte e credo che anche il signor Cristiani sia rimasto contento, perché così abbiamo fatto sentire tutta la bravura non solo del pianista Tiziano Mangani, ma anche le qualità e le possibilità di questo, di questo bello strumento, fra l'altro di color bianco, sicché bravo e credo che sia rimasto contento. La serata continua, ho detto, con una canzone napoletana famosa che Katia Catassi ora vi presenta, del compositore napoletano di cognome si chiamava Cardillo, Core in grado. Giuseppe Verdi, e cosa vi fanno ascoltare ora? Ascoltate.
ha ragione, in quasi tutti i concerti dove esplodono gli applausi, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, il famoso duetto Li Bianc negli Eti Calici, Sara Guidi soprano, era quello, vero? E Claudio Sassetti tenore, che interpretano questo duetto. Katia Catassi interpreterà questo pezzo per voi. È un finale un po' scoppiettante questo, di pezzi che portano all'entusiasmo, e magari stanotte non dormirete perché vi ricorderete queste melodie famose. Katia, prego. Grazie.
duetto che nei gran concerti non può mancare perché tutti lo vogliono, il finale atto primo dalla Bohème di Giacomo Puccini e il titolo O soave fanciulla, eccetera. O soave fanciulla, Sara Guidi soprano, Claudio Sassetti tenore. Thank you.
ringraziamo per l'attenzione e gli applausi che ci avete fatto, noi organizzatori e cantanti, eccetera. Però c'è un bis. E il bis per chi lo facciamo? Per la signora Luciana. Bello. Pensato di dedicargli una famosa canzone, Mamma. Perché ritorno da te, la mia canzone.